Allora, assessore, avvio dei lavori al campo di San Luigi. Sì, è un avvio importante, tanto atteso dalla società sportiva, ma anche da chi poi la frequenta. Si tratta di un intervento sulla palazzina, una palazzina che verrà realizzata nuova, che sarà la nuova sede, nuovi spogliatoi e nuovi servizi, tutto ovviamente a norma, a servizio sia del campo A7 ma anche del campo A11 sovrastante. Un importo di spesa di 900.000 euro, circa 4 mesi di lavori e con un intervento sostanzialmente ulteriore anche privato da parte dell'associazione sportiva San Luigi, che si accoglierà ulteriori spese per terminare i lavori, e con un progetto poi donato dal Comune di Trieste proprio dal San Luigi. Interventi sugli impianti sportivi quindi che continuano. Ricordo anche tra gli interventi che stiamo terminando in questi giorni e che riguardavano un'annosa vicenda di percolazioni d'acqua all'interno del polo nuotatorio Bianchi. Anche lì stiamo terminando la copertura. Nel mese di aprile avremo finalmente terminato la nuova copertura, che garantirà quindi in piena sicurezza l'utilizzo del polo nuotatorio.